descrizione personale di Maker è smanettone. Ah, poi forse il signore qua potrebbe dirci come significato delle parole in italiano. È un disegno, non è italiano. Sì, è figlio di una rivista di cui parleremo fra una decina di slide. Per iniziare a parlare di questo argomento, io inizio con il mondo della distribuzione di giocattoli, a me molto vicino perché sono padre, e questi giocattoli che stiamo vedendo qua, di una famosa marca ormai mondiale, una multinazionale, sono tutti costruiti, o almeno crediamo che l'unico modo per costruire questo tipo di giocattoli sia questo. Vengono tutti prodotti in modo massificato altrove, in un posto che magari alcuni non sanno neanche dove si trova, somewhere in China, o neanche più in China, in Cina adesso, perché il costo del lavoro in Cina si sta alzando, quindi ormai i produttori vanno anche da in altre nazioni. Quello che è un po' il significato di quello che stiamo cercando di fare noi a Torino, ma ovunque nel mondo, è divulgare il fatto che esistono anche altri modi per realizzare lo stesso tipo di prodotto o un prodotto molto simile. Uno di questi è questo sito Tinkercad, che è una startup finlandese che ha sviluppato un programma di realizzazione di mesh in 3D interamente online, che utilizza, credo che utilizzi qualcuno WebGL, comunque utilizza una serie di sistemi che internamente al browser, senza la necessità di stampare, di installare sul proprio computer programmi, permettono di modellare oggetti in 3D che poi possono essere stampati, come ha fatto mio figlio con una stampante 3D. E quindi lui è partito, ovviamente il design di questi prodotti è rilasciato open sul sito, è partito dalla macchina di qualcun altro, l'ha modificata in qualche modo e poi l'ha esportata in un file che gli ha permesso di stamparsela. Questo processo semplicissimo, che sembra è comunque alla portata di tutti, estremamente democratico, ammesso che qualcuno vi permette di utilizzare una stampante 3D, che è uno strumento estremamente accessibile, sta diventando sempre più accessibile nelle nostre città, è chiamata dall'Economist la terza rivoluzione industriale, la localizzazione dei mezzi di produzione. Questo piccolo video, realizzato da dei ragazzi spagnoli un po' di tempo fa, racconta proprio questo. C'è un treno che passa, adesso ovviamente l'audio non c'è, ma non era importante l'audio, non ci sono conversazioni. C'è un elemento disforico che è la rottura di un bicchiere caduto perché passava il treno, e quel bicchiere innesca nella persona una serie di sentimenti, il ricordo di come era arrivato quel bicchiere, come gli era stato arrivato quel bicchiere, probabilmente i suoi genitori, i suoi nonni, non si capisce dal video, l'avevano comprato in un supermercato, che l'aveva ricevuto a sua volta da una fitta rete di trasporti unificati che partivano da un luogo solo. Questo tipo di produzione qua era centralizzato e faceva riferimento a un design, in virtù della centralità della produzione c'era anche un design centralizzato, quindi quel bicchiere era stato sviluppato da una persona, da un team di persone unico. Oggi, questo video avrei il pregio di spiegare anche cosa potrebbe succedere tra un paio di anni, oggi è possibile cercare su questi siti, Tinkercad ne è uno, ma ne vedremo anche altri, le possibilità online di personalizzazione di un prodotto, copiando appunto da altri o partendo da un rilevamento che hai fatto tu. Lui si ricordava com'era questa sua tazza, la aggiunge, la condivide con gli altri e se la scarica sulla chiavetta USB. Poi fa una serie di... va a cercare il fabbro più vicino nella sua città e dà la chiavetta USB per stamparsela, no? Così riproduce lo stesso, un oggetto molto simile, un oggetto forse anche migliorato, perché il bicchiere precedente non aveva, non poteva essere preso, non aveva un manico, questo qua invece ce l'ha, quindi lui ha cambiato, modificato un design, quindi è intervenuto lui stesso sul design dell'oggetto, e qua finisce il primo capitolo della storia, che è molto breve, il video sta per finire. Passano gli anni, astronavi, insomma, c'è una certa caratterizzazione del futuro, un futuro comunque molto presente, e ricade l'oggetto, era diventata una tazza, prima un bicchiere, il nipotino, il figlio della persona più nipotino, come è stato disegnato, lo scannerizza con un oggetto, uno scanner portatile, e lo analizza addirittura a livello molecolare, e condivide, chiede una mano online ad altri utenti,
per poter modificare addirittura come è fatto quell'oggetto, cioè quindi intervenire a livello molecolare su, in questo caso farò vedere alluminio, polimeri, ceramica, insomma, come è realizzato proprio quell'oggetto lì. A quel punto, una volta che ha l'oggetto, lo può personalizzare anche a livello di colore, insomma, di design, va, prima di andare ai fab, perché comunque esistono, va al negozio di materiali e compra il necessario per potersi realizzare la tazza, l'oggetto, come te lo chiamano l'oggetto, in realtà è presente una tazza, ormai, partendo da un bicchiere, è una tazza. Caricano questa sorta di stampante 3D barra FabLab da casalingo domestico e realizzano l'oggetto che stavano, che volevano costruire. La cosa un po' allucinante di questo video che finisce con loro che hanno fame e si realizzano con la torta. Questo forse noi mediterranei facciamo più fatica a concepire questo tipo di dinamica. E ovviamente il passaggio di un'astronave che può far cadere la tazza, ormai non la rompe neanche più perché sono proprio intervenuti su come quella tazza era realizzata. Questo concetto qua, questo video che lo trovate su Vimeo ricercando Footprint da un utente che si chiama Nuevo Hoyos, è stato prodotto come spiegazione di una mostra molto interessante curata da Marta Malle Alemani qualche anno fa a Barcellona presso Disney Hub. E secondo me è un video che meglio di ogni altro, almeno per quelli che ho visto, spiega che cosa sta avvenendo o sta per avvenire in giro per il mondo. Io utilizzo spesso questa immagine, che è un libro a me molto caro di Chris Anderson, prodotto da una casa editrice che è distante a pochi isolati da qua, torinese. Il libro è La coda lunga di Chris Anderson, è la casa editrice Codice Edizioni. E questo è il concetto chiave del libro di Chris Anderson, La coda lunga, dopo il titolo del libro. È qui visualizzato nella coda lunga della musica, dove ci sono dei grandi physical retailers, che sono fondamentalmente la Fnac, piuttosto che Tower Records nella sua visualizzazione, che hanno quasi tutto. Non hanno tutta la musica, hanno quasi tutta la musica. Se a me piace un gruppo particolare, non è detto che se vada, se mi reco alla Fnac lo posso trovare. Dall'altra parte, nella opposto a questo concetto di physical retailing, e quindi della possibilità che è molto novecentesca di individuare, chiamare un titolo di un libro, di un CD, un vinile, ma anche di una scheda elettronica, poniamo, ci sono i pure digital retailers, che sono esattamente quello di cui stiamo parlando oggi e sono esattamente quello che innesca l'innovazione oggi, cioè la possibilità di avere un accesso orizzontale a, in questo caso, la musica. Quindi io sono utente di un determinato tipo di musica particolare, volutamente non nomino nessuna, e posso trovarla su internet comprandola su internet. Il gruppo che genera quella musica lì, che produce quella musica lì e la rilascia su internet in vendita, e qua non sto entrando nel tipo certificazione, se Creative Commons o SIAE o quello che è, può vivere solo delle persone che comprano su internet quel tipo di musica. Questo è un altro tema portato avanti da Chris Anderson in un altro suo libro che si chiama Free. Detto questo concetto, che magari espresso anche, mi sono anche un po' bloccato, cerco di spiegarvi adesso, lo decliniamo adesso in determinati ambiti, partendo dal mondo di Arduino, di cui io faccio parte. Noi facciamo per esempio una scheda Arduino che ha una serie di sue declinazioni. In alto a destra vedete la neonata Arduino 2, che ha innovato un po' il nostro mondo di Arduino. Io volutamente non parlerò molto di Arduino in questa presentazione, ci sono alcuni progetti, ma anche altri l'hanno citato, non è una presentazione sull'open source hardware ma sull'innovazione. La caratteristica, la caratura di Arduino, la cosa importante di Arduino, che lo pone nella coda lunga del DIY, dell'interaction design, è che è open source, l'unica cosa closed source, cioè chiusa, registrata da copyright, è il trademark Arduino. Quindi permettiamo a tutta una serie di altre entità di produrre altre Arduino che condividono con noi il design fino a un certo punto, o anche che hanno innovato, da alcune abbiamo anche preso alcune cose che poi abbiamo messo dentro le nostre schede, perché il fatto di rilasciare un oggetto in Creative Commons obbliga, nel caso della nostra licenza, di rilasciare a loro volta, gli altri che producono Arduino, di rilasciare a loro volta un oggetto in Creative Commons. Questo innesca un sistema virtuoso di innovazione. E quindi queste sono una serie di Arduino prodotte in giro per il mondo. Arduino è una
Arduino cinese, Gainer, un Arduino giapponese e avanti cavallerini, insomma. Il sistema Arduino mette al centro la comunità, quindi la comunità ha una serie di modalità per esprimere un feedback nei confronti dell'Arduino Team che produce le schede. Ci sono anche, lo vediamo in basso a destra, sia dei derivati di Arduino che avete appena visto nelle slide, sia proprio dei prodotti basati su Arduino. Il lancio che abbiamo fatto recentemente dell'Arduino 2 a 32 bit innoverà molto soprattutto i prodotti basati su Arduino, che erano i prodotti che negli anni avevano più bisogno di una maggiore potenza di calcolo. Vedremo a breve stampanti 3D molto più performanti e una serie di altri oggetti su cui che sono basati su Arduino che miglioreranno e diventeranno molto più potenti. Questo è il sito di Arduino, arduino.cc, è un sito parzialmente gestito dalla community, è una specie di wiki allargata, e questo qua è un utente di Arduino. Questa è nella sua particolarità, questa ragazza, Silvia, tiene un blog dove rilascia tutorial di Arduino, e lei ha 11 anni, adesso forse 12. Questa immagine vuole significare che il nostro utente medio non è l'utente che si fa bloccare, cioè che il prodotto Arduino è un prodotto e la filosofia Arduino è una metodologia di veicolazione della conoscenza estremamente facile da innescare anche nei confronti dei bambini. Appunto, ci sono pure dei ragazzini che hanno sviluppato negli anni dei progetti estremamente, nonché anche essere i primi divulgatori della scheda. Adesso visualizziamo una serie di progetti basati su Arduino per farvi capire un po' l'uso che viene fatto di Arduino in giro per il mondo. Questa per esempio è una fascia interamente prototipata con Arduino, anche con vibromotori, pezzi che si trovano dai rifiuti elettronici, che è in grado di percepire i movimenti del bambino, i pugni del bambino dentro la pancia della mamma, e in virtù di questo mandarli su Twitter, così lei può dire: hai visto, marito, hai visto quanti pugni dà tuo figlio? Questo volevo proprio giustapporre due cose molto diverse. Poi Kikbee forse è diventato, non ricordo mai di verificare, ma forse è diventato pure un prodotto. Questo invece è proprio un prodotto basato su Arduino, è anche un prodotto di lusso quasi. È un antipaparazzi ed è un oggetto, una spilla che si mette sugli indumenti, e quando registra la messa a fuoco di una macchina fotografica come quella lì, che usa un raggio infrarossi per mettere a fuoco, per discriminare la distanza del soggetto fotografato, capisce che qualcuno ti sta per fotografare e spara a sua volta un fascio infrarossi, e questa fotografata è Sharon Stone. Quindi è un mezzo per passare inosservati contro i paparazzi, però è un oggetto estremamente semplice in realtà, perché basta mettere un ricevitore infrarossi e mettere un LED a infrarossi e scrivere qualche linea di codice, però è un oggetto che ha una potenza tremenda. Progetti molto legati all'e-health e allo smanettamento, di adattamento a dei limiti delle persone. In questo caso è un progetto di un ragazzo che ha fatto un guanto in grado di discriminare il linguaggio dei segni e tradurlo su uno schermo LCD, quindi una specie di guanto che permette alla persona sordomuta di comunicare a persone che non sanno parlare del linguaggio dei segni. Quello che vedete a destra del guanto, ma anche sopra il guanto, sono tutta una serie di sensori elettronici, moduli prefatti anche in parte, che sono tutti venduti da una serie di aziende che producono sulla base di Arduino, non producendo Arduino, producono oggetti che vanno con Arduino. È un mercato che sta crescendo. Anche questi oggetti sono open source. Quindi, una volta che il ragazzo che ha sviluppato questo progetto individua un sistema per il quale quel progetto può diventare una PCB sola, che mette al suo interno il piccolo cervello elettronico, il chip su cui è basato Arduino, i quattro sensori sulle dita, i flex sensor, quel piccolo quadretto rosso sul dorso della mano è probabilmente un giroscopio, un accelerometro in grado di discriminare il movimento della mano, la direzione. In virtù di tutto il design che è stato fatto, è tutto open source, non c'è nessun motivo per cui questo ragazzo non possa prendere tutti i pezzi che gli servono e farsi lui una PCB. Ci sono progetti di ampio respiro legati anche sotto un certo aspetto a esperienze non belle della storia recente, come quello di Safecast, dove dei ragazzi giapponesi hanno realizzato in un hackerspace di Tokyo un sistema per referenziare online l'effettivo valore di radioattività.
città, in Giappone, in seguito alla tragedia di Fukushima. E in un periodo, in quel periodo lì, sono stato io a bloccare questa notizia sul Conte Arduino, è un periodo in cui la TEPCO e il governo giapponese sostenevano che gli effetti valori non erano sopra il normale. Loro dicevano che era tutto normale. Quando succedono questi mega disastri atomici, tutti dicono che è tutto sotto controllo. Ho cominciato a temere quando la gente dice che è tutto sotto controllo, perché vuol dire che qualcosa non sta andando bene. E questi ragazzi hanno realizzato questi oggetti che avevano dentro un Arduino, una serie di, in particolare sensore che si chiama Cube, che permette di percepire la radioattività, e un sensore GPS, e adesso andati in giro per il Giappone, ne hanno prodotti una serie, andati anche i loro amici, andati tutti quelli che volevano, erano interessati a partecipare al progetto, e hanno girato in tutte le vie principali del Giappone referenziando i dati online. Sono tanti siti che al giorno d'oggi offrono la possibilità di visualizzare i dati online, uno su tutti Pachuk, chiamato anche COSM, però anche Safecast, che poi è stato un progetto finanziato su Kickstarter, offriva questo, infatti lo vediamo ancora su Safecast fotografico. E fu proprio questo e una serie di altre spinte, non è solo merito loro, ma questo movimento qua di trasparenza nei confronti dei dati effettivi, fisici, di questo ambiente che era stato in parte infettato dalla radioattività, a cambiare, a muovere, a spingere il governo giapponese a prendere dei provvedimenti nei confronti della situazione, ammesso che ci fossero dei provvedimenti possibili da prendere. Il mondo di Arduino, come ho detto prima, è anche declinabile nel mondo di oggetti che hanno dentro Arduino. Per esempio, DIY Drones è una community che sviluppa Arduino per quadcotteri, aerei semitelecomandati, e tecnologia che fino a 10 anni fa sorvolava l'Iraq, adesso è alla portata di tutti, per fare cose molto più interessanti di quelle che sono successe in Iraq. Questo è un oggetto che è stato modellato, la stessa PCB è stata modellata a forma di foglia, perché discrimina, è stato un progetto estremamente importante, al punto che adesso è addirittura esposto al MoMA di New York, è stato uno dei primi progetti a dimostrare che era possibile prendere il design di Arduino, attaccarci sopra tutti gli altri elementi che facevano parte del progetto e trasformarlo in un'altra scheda. Questo è il Botanicals, e inizialmente li mandava via telefono, via SMS, ora via internet, i dati effettivi di umidità del terreno. Pianta. Questo progetto qua scalato a livello di piantagioni potrebbe evitare lo spreco o ottimizzare l'utilizzo dell'acqua. Altri utilizzi di Arduino legati al mondo scientifico: questo è un ragazzo brasiliano che si è costruito da solo una sonda, l'hardware che gli permette di utilizzare una sonda pH in laboratorio, un oggetto che in Brasile è troppo costoso per essere comprato, semplicemente non ce l'hanno, lui si è ricostruito e ovviamente in quella economia della conoscenza, in quella condivisione della conoscenza innescata anche non solo da Arduino, ha condiviso tutto nell'URL che vedete lì sotto. Non mi soffermerò sul progetto di Open Source Ecology, perché Fabrizio ne ha parlato più diffusamente in un modo estremamente interessante, e la tendenza è quella di dare accesso a livello bottom up a tutta una serie di conoscenze che prima, un po' come ha fatto Arduino nel mondo dell'elettronica, che l'ha reso molto più, ha democratizzato l'accesso alla programmazione di microcontrollori, lo stesso sta avvenendo adesso nel mondo della chimica, della biologia, dei motori, dello sviluppo di macchine, piccole come ho visto in Open Source Ecology, e anche in altri ambiti. Perché per esempio Make, che è appunto il motivo per cui il movimento dei Makers si chiama Makers, è proprio il movimento di Make Magazine, promuove un approccio nei confronti della tecnologia molto più consapevole, molto più orizzontale. Siti come Instructables permettono di condividere istruzioni. Tu puoi condividere il come fare una torta oppure come costruire un razzo. Danno una piattaforma comune per la condivisione di lezioni. Ci sono anche progetti molto più audaci, come per esempio Udacity University, che permette di fatto di seguire corsi di altissimo livello via internet gratuitamente di ricerca. In questo caso
del signore che ha seguito per Google lo sviluppo dell'algoritmo per gestire una macchina in maniera autonoma, per portare una macchina in giro a livello autonomo, che tiene lo stesso corso online. Questa tendenza, innescata da Udacity, da Khan Academy, da Code Academy, anche è stata, adesso è stata presa anche da Stanford e da grandi università, anche perché sta avvenendo questo in America in questo momento. I badges volutamente molto informali che tu ricevi quando hai sviluppato, non è che li ricevi per posta, ti danno un badge che è una JPEG e poi magari la metti sul tuo sito, però quei badges lì valgono quasi quanto, quasi altrettanto i diplomi molto più costosi e che magari hai fatto seguendo i percorsi di istruzione e educazione tradizionale. Quindi c'è il mondo dell'education sta facendo sua tutta questa lezione della condivisione e del Creative Commons. Lo stesso concetto di coda lunga dell'educazione si può declinare qua invece nello sviluppo di oggetti. Noi ci dobbiamo abituare, fra un po' di anni ci sarà l'app store degli oggetti, che venderà oggetti molto molto fighi, chiusi. Thingiverse, ma anche Tinkercad, che è quello che abbiamo visto prima, ti permette di condividere design, architettura e una serie di altri, anche PCB in alcuni casi su Thingiverse, in maniera totalmente libera, utilizzando diversi tipi di licenze. Quindi anche a livello di sviluppo, come abbiamo visto prima, addirittura senza installarti un programma di sviluppo 3D, hai la possibilità di accedere a dei mezzi che fino a pochi anni fa erano abbastanza insoliti, come per esempio lo stesso FreeSync, che è un programma che permette da un noob, come può essere una persona che inizia a utilizzare Arduino e utilizza questo programma FreeSync per prendere appunti sui suoi disegni, FreeSync ha la possibilità di tradurre quello che hai fatto come circuito già in una PCB. La PCB è fondamentalmente la scheda su cui è impresso un circuito. Questo permette, utilizzando siti come AppVerter, di mandare quella PCB in stampa e fartela arrivare a casa. Cioè tutto il processo che fino a qualche anno fa era abbastanza ingarbugliato di mandare in stampa piccoli batch di PCB prodotte localmente, adesso è stato totalmente azzerato. Qua ci sono vari metodi di reperimento della merce. Alibaba è l'esempio più grande, molti immaginano un Alibaba italiano dove le grandi e piccole industrie dell'indotto manifatturiero e non solo italiane possano offrirsi al mondo come fanno le industrie cinesi su Alibaba, che resta uno dei posti più interessanti dove cercare oggetti elettronici, ma anche Amazon sta incominciando a farsi avanti, ma ci sono anche altri colossi. Adesso non voglio soffermare su dove trovare robe da smanettoni. E questo meccanismo se dovessimo identificare la coda lunga del finanziamento, ovviamente rivolgendomi alla mia generazione, che forse di investimenti da parte del suo Stato ne ha avuti pochi, cioè la fiducia che ha uno Stato nei confronti della generazione che sta crescendo è quella di dare possibilità a giovani che non devono andare altrove per cercare lavoro, un'educazione ad alto livello o quant'altro. Adesso, grazie a siti come Kickstarter, ma anche Indiegogo, o per citarne uno italiano, Eppela, noi avendo un'idea possiamo stabilire di quanti soldi abbiamo bisogno per svilupparla, sia su un sito internet, un oggetto, un prodotto di design o un pezzo hardware o un particolare oggetto che si interfaccia con un oggetto che è già in commercio, come è avvenuto con questi orologi che ho fatto vedere prima. Io stabilisco che per fare un oggetto mi servono $2,000 e chiedo alla popolazione, alla gente a livello di social network, ma anche a livello di amici, di promuovermi, chiedere, facendomi dare una mano a livello orizzontale dalla gente, riesco a finanziare il mio progetto in maniera molto più democratica, anche perché tutte le persone che ti finanziano diventano registrate e le puoi vedere, ti hanno dato una mano queste persone. Non ho fatto tempo, perché me l'ha fatto notare un mio collega questa settimana, il concetto di sito Kickstarter. Il progetto Kickstarter è stato
rilasciato open come CMS open source, quindi adesso tecnicamente chiunque può farsi il suo Kickstarter sul suo sito. Ovviamente un sito come Kickstarter, che è il crowdfunding, si chiama, il finanziamento legato alla gente, alla folla più potente del mondo, reca anche un'attenzione di una quantità di visitatori talmente alta che è anche gioco forza interessante avere il proprio progetto o status di Kickstarter. Però la coda lunga del finanziamento, la coda lunga del crowdfunding può anche, ormai è stata anche sviluppata open source. Non mi soffermerò troppo a citare siti come Shapeways o Ponoco, che permettono quello che permettevano siti come Averter, cioè lo sviluppo di PCB. Questi qua invece permettono di stampare o tagliare al laser oggetti. Quindi tu spedisci un oggetto a Ponoco o a Shapeways, se selezioni il tipo di materiale che vuoi tagliare, vuoi stampare o vuoi fresare, e loro ti spediscono a casa il pezzo. C'è questo aneddoto simpatico che mi ha raccontato una volta uno degli inventori di una stampante 3D che si chiama Ultimaker, che ovviamente è un serissimo designer olandese, che un giorno andò su Shapeways e si fece stampare online l'anello di matrimonio, l'anello di fidanzamento, credo, in cui chiedeva a sua moglie di sposarla, e in oro, perché Shapeway fa anche lavorazioni particolari, forse argento, oro, recentemente è prodotto. E è arrivato a casa questo anello, però era nella scatola, e non l'ha aperto, sicuro come ogni ingegnere olandese di quello che aveva mandato online. Fatto sta che va a cena con la futura moglie e a un certo punto apre la scatola, soltanto che Shapeways ha i pollici e lui l'aveva messo in millimetri, quindi era totalmente più grande di quello che doveva essere, e sì, era diventato un braccialetto di fidanzamento. E comunque effettivamente avere un accesso ai materiali di questo tipo è incredibile, anche perché i prezzi sono abbastanza accessibili a tutti. Questo è proprio l'ultimo di cui parlavamo poc'anzi. Abbiamo un approccio di innovazione, la modalità di vendita anche assolutamente democratizzata con Etsy o Quirky, oppure anche altri siti. Poi ovviamente ognuno di questi siti ha la sua caratura, cioè ci sono siti più da designer, ci sono siti più da vintage, da riscoperta di oggetti nel solaio del nonno. Ogni sito ha un suo perché, ma la cosa che è fondamentale, che mette denominatore comune di questi siti, è che quello che conta è la credibilità del designer in questione, o della persona che sviluppa il progetto, o della persona che ha fatto quell'oggetto 3D condiviso. Insomma, c'è la scissione totale tra se fino a un certo periodo l'innovazione era molto legata alla possibilità di essere finanziati, questi mezzi scindono totalmente le due cose, cioè viene finanziato il progetto non il progetto che è lì per qualche altro motivo. Noi abbiamo provato, come Arduino e come FabLab Torino, un gruppo di persone, a immaginarci un posto che potesse essere simile ai loghi che vedete sullo schermo. C'è Noisy Resistor, che è un makerspace di New York, Kitchen Budapest è una specie di makerspace semi-sponsorizzato dalla Telecom ungherese. Abbiamo diversi Meta e FabLab di Vienna, abbiamo diversi luoghi in giro per il mondo che si chiamano FabLab, Makerspace, Hackerspace. Potremmo dilungarci a lungo su in che modo questi tre nomi si differenziano, ma il succo è un posto dove, come si chiama dal nome del corso di laurea, appunto di un ideatore del termine FabLab, How to Make Almost Everything, definisce, cioè un posto dove creare quasi qualunque cosa in virtù di un numero finito di macchine, con un accesso assolutamente orizzontale. Nel caso del Fablo di Torino c'è la necessità di affiliarsi con una tessera. Questa è, sulla destra vedete come Barcellona oggi, Barcellona ha già 4 Fabla. Quella sulla sinistra è un progetto di come si potrebbe immaginare Barcellona tra qualche anno. Barcellona 5.0 si chiama questo progetto, e mira a mettere un Fablab, Hackerspace, Makerspace, in ogni quartiere, un posto dove attivare un rapporto diverso e più consapevole nei confronti della tecnologia, del design e del riciclo, riuso. Io mi piace spesso immaginarmi cosa ti permette di fare un Fablab. Ti permette di
codificare l'approccio che hai nei confronti della società, dei consumi, da consumatore a cittadino, un rapporto più consapevole nei confronti dei prodotti. In America qualche tempo fa si è anche innescata una serie di blog, hanno cominciato a parlare di un'idea che era quella di mettere in ogni libreria, in ogni biblioteca, non in ogni libreria, traduzione sbagliata da un post friend, in ogni biblioteca americana un makerspace, cioè permettere, proprio come viene fatto con la cultura alta, quella dei libri, un processo orizzontale, avere lo stesso processo nello stesso luogo, non a caso, proprio con il mondo dei materiali, quello della stampa 3D, quello del taglio laser, quello del design condiviso. Noi abbiamo aperto a metà febbraio l'officina Arduino, che incuba al suo interno un Fab Lab. Il Fab Lab, che vediamo qua a destra, estrema destra, è ospitato all'interno di un co-working. Ci è piaciuta molto l'offerta da parte di Aurelio Balestra di Toolbox di ospitarci, perché ci piaceva l'idea di condivisione del lavoro che è insita all'interno di un co-working. Cioè un co-working è un posto dove si condividono, dove c'è la possibilità di avere un accesso, la coda lunga del lavoro, se vogliamo, un accesso a una singola cellula di lavoro. Volevamo offrire e essere un servizio in più alle persone che avevano quest'idea di lavoro. Questo è un esempio, per esempio, di incrocio tra i due mondi, un utente del coworking che si è venuto a costruire una penna da iPad. E abbiamo ospitato in questi mesi, ovviamente siamo ancora giovanissimi, una serie di progettini che sono, per esempio, la customizzazione di prodotti di massa, in questo caso è la scocca di un iPod Touch, in questo altro era il case di un portafedi di un matrimonio, che diventava in realtà anche il racconto di un matrimonio, perché vediamo sulla scocca di questa Moleskine disegnati le tappe di una bellissima luna di miele che appunto gli ha visti a Kuala Lumpur, Sydney, hanno disegnato la silhouette. Questo è un prodotto che ha senso solo una volta, è un prodotto di massa che viene, come la Moleskine, che viene trasformato e diventa un prodotto unico attraverso un processo che è quasi alla portata di tutti. Abbiamo anche fatto un concorso con Domus dove chiedevamo dei designer di sviluppare progetti in Creative Commons per arredare Fab Lab in giro per il mondo. Questa è una seduta che è venuta fuori dal concorso. E recentemente al Fab Lab di Helsinki avevano bisogno di far vedere questa poltrona tagliata al laser in legno, perché Helsinki quest'anno è la capitale europea del design. E noi a questo punto abbiamo deciso, invece di spedirgli la sedia, di mandargli il file così che potessero tagliarsela loro. E facendolo ci siamo resi conto di aver realizzato una sorta di teletrasporto. Per tornare al concetto di teletrasporto che dicevi tu prima, non è il teletrasporto che ha bisogno delle cellule quantiche, è un teletrasporto che è semplicemente veicolato attraverso la spedizione di un file che, in virtù della standardizzazione delle macchine all'interno di un Fab Lab, può essere replicabile in qualunque Fab Lab del mondo. Quindi questi file di questi mobili sono downloadabili e chiunque può scaricarseli, puoi mandare via email una macchinina, un oggetto di uso comune. Che poi i tempi di realizzazione siano inferiori al fatto di spedirlo, ci stiamo lavorando. Massimo Banzi, uno dei cofondatori di Arduino, immagina l'apertura di un'officina in ogni posto d'Italia o comunque in ogni grande città italiana. Questo processo richiede una serie di sforzi su diversi lati. Perché? Perché nella migliore tradizione italiana potremmo aspettarci che sia lo Stato a dover sviluppare un progetto di questo tipo. Officina Arduino e il Fab Lab sono interamente privati. E, secondo me, il momento in cui versa l'Italia adesso, cioè l'assenza totale molto bassa di possibilità da parte dello Stato di sponsorizzare un progetto simile, deve innescare in noi la possibilità di fare un crowdfunding per permettere alle persone delle grandi città di unificarsi e realizzare un luogo che possa meglio declinare un approccio nei confronti della tecnologia un po' più consapevole, che permetta alle persone di capire quali sono i mezzi di cui effettivamente
effettivamente dispongono, che poi possono anche ridursi a semplicemente avere una coscienza migliore nel riparare gli oggetti che continuamente si rompono intorno a noi. Molto, non è raro vedere qualcuno che viene al Fabulab per ripararsi cose con oggetti di cui non dispone in casa, ma molto spesso non sono una stampante 3D, sono un trapano. Cioè, secondo me sarebbe interessante, un po' come avviene in America con i tech shop, avere dei posti dove vengono condivisi degli oggetti che non ci obblighino a comprare a noi, ognuno in ogni famiglia, di quell'oggetto lì. Se vogliamo, questa idea può anche essere la proposta, non mi ricordo più di chi, ma abbastanza condivisibile, di unificare in alcuni appartamenti, è così, in alcuni appartamenti degli anni 70-80 è così, di unificare il locale lavanderia. Cioè, per quale motivo tutti dovremmo disporre di una lavatrice, visto che la usiamo possibilmente una o due volte alla settimana. La stessa cosa, secondo me, dovrebbe essere realizzata per l'accesso a delle macchine che magari adesso sono leggermente di nicchia, ma che in pochissimo tempo possono diventare mainstream. Io con questo credo di aver chiuso. Se avete delle domande, sarei felice di rispondere. Domande sul coraggio. Vai. Cosa comporta? No, volevo sapere che cosa comporta aprire un Fab Lab, che risorse richiede, che come avete fatto ad aprirli. Se... ma se mi metti, posso continuare con questo? Dai, ok, andiamo qua. Fab Lab di Torino è stata un'esperienza che è nata da una mostra, Stazione Futuro, che c'è stata un anno fa per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Era ospitato all'interno delle OGR. Insomma, Riccardo Luna, che curava quella mostra, aveva chiesto a Massimo di immaginarsi un posto sul futuro del lavoro. E quindi noi abbiamo realizzato questo progetto che inizialmente era all'interno di una mostra. Questo ci ha permesso però di creare un gruppo di persone, una quindicina di persone che erano fortemente interessate a diventare Fab. Quando, più o meno un anno fa, la mostra chiuse, mi mossi sul territorio per cercare un luogo che potesse ospitarlo. Non ti nego che ci furono diverse proposte anche paracomunali, no? Però personalmente... ho fatto diverse pressioni all'interno di questo team allargato, mi sono opposto perché accettare quel tipo di offerta lì, non perché non mi piacesse fare un progetto insieme al Comune di Torino, ma perché il luogo che ci offrivano era estremamente lontano, era praticamente difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, e un po' spostato rispetto a quello che secondo me doveva essere il luogo in cui poteva aver senso mettere un Fab Lab. E quando ho detto nella mia presentazione ci è piaciuta moltissimo la proposta di Aurelio Balestra del co-working di Torino, di Toolbox in via Montefeltro, subito mi ha detto di sì, perché è un posto che mette insieme tutta una serie di elementi che il Fab Lab dovrebbe avere, cioè un posto con i soffitti alti, semi-industriale, quindi che permette di avere anche un'elettricità, per rispondere alla tua domanda, sicuramente avere un accesso all'elettricità e alle risorse abbastanza, cioè non da casa. C'è il Fab Lab di Milano adesso che è in una mansarda, perché sono stati sfrattati dal garage in cui erano e lì hanno problemi a operare sulle macchine proprio. Quindi devi avere sicuramente immaginarti appunto un accesso all'elettricità di un certo tipo, e soprattutto il luogo deve essere meaningful, deve avere un significato. Essere in un'ex fonderia ospitati all'interno di un co-working aveva sicuramente un significato maggiore di altri posti. Detto questo, a livello economico, secondo me aprire un Fab Lab non costa neanche tantissimo. Ovviamente devi acquistare le macchine, e le macchine hanno dei costi molto alti, ma la gestione del Fab Lab non è una roba estremamente dispendiosa. Faccio fatica a immaginarmi ad ora in Italia che un Fab Lab possa essere incubato soltanto da un'associazione, perché l'associazione, per tutta una serie di motivi, in Italia è comunque limitata. Noi
virtù del fatto che Officina Arduino è un'azienda, il Fab Lab è un'associazione, le macchine sono state prese in consegna da una serie di aziende, perché alcune non le abbiamo neanche comprate, però le abbiamo prese in consegna a livello proprio di responsabilità, anche a livello di sicurezza, cioè tutta una serie di dinamiche non semplici, le abbiamo prese noi come Officina Arduino perché ci servono anche noi per prototipazione interna, ma noi abbiamo stabilito che dalle 3:30-4 in poi ogni giorno fino a mezzanotte sono all'accesso libero. Ovviamente l'accesso deve essere mediato da una registrazione, devi associarti, ma perché associandoti se ricadi sotto l'assicurazione, perché ovviamente non apriamo il vaso di Pandora, il posto come il Fab Lab è la quintessenza del delirio di sicurezze piuttosto che di codici, di cosa può fare chi, quando e perché in un luogo. Quindi abbiamo, tecnicamente noi potremmo con difficoltà far utilizzare un saldatore a stagno al Fab Lab. E se ci pensi bene, le macchine del Fab Lab, la stampante 3D, la fresa a controllo numerico, la macchina al taglio laser, hanno tutta la caratteristica di avere un coperchio e di essere chiuse e poi operate. Non ci sono, abbiamo anche i trapani, abbiamo anche frese ovviamente, però questo qua poi lo tagliamo dalla diretta. Però non sono ad accesso, cioè se le usi e se c'è un effettivo pericolo, c'è una persona che ha fatto un corso per utilizzare quelle macchine e ti dà una mano a farlo. Però un posto come i tech shop che ho citato prima, americani, sono posti dove tu hai la possibilità di usare un tornio, oppure macchine molto molto specializzate a livello industriale con cui ti puoi ammazzare volendo. In America puoi utilizzarle, ovviamente devi firmare che qualunque cosa che succeda sono fatti miei. Io ho chiesto al mio commercialista e anche al mio avvocato, ma esiste un foglio in Italia che dice qualunque cosa che ho, se vi succede, sono fatti miei, non ricade nessuno, non esiste, cioè in Italia non esiste un sollevamento di responsabilità. Quindi evidentemente che il mondo del fabbing e del DIY e del making in Italia debba essere un briciolino più rallentato e comunque veicolato da dei mezzi, quelli delle macchine di digital fabrication, che per tutta una serie di motivi permettono questo tipo di approccio, cioè il fatto di permettere a uno studente di architettura, quanti ce ne manda Fabrizio, di operare la macchina al taglio laser utilizzando quel programma che ha dentro una specie di CAD, che a un certo punto c'è il tasto start e parte il laser, ma il laser non parte se non hai chiuso il coperchio, no? Quindi sotto questo aspetto siamo abbastanza coperti, ecco. Ok, guarda, io direi che facciamo, chiudiamo, perché poi c'è già Robin e siamo tutti curiosi di sentire. Allora, ringraziamo. Grazie mille.